Con il nuovo DPCM in perfetta coerenza con i provvedimenti adottati sino ad oggi, abbiamo introdotto misure proporzionate, adeguate alla situazione attuale. Noi siamo in una situazione, se posso dire, di sostanziale stabilità per quanto riguarda la curva epidemiologica, con dei lievi segnali di ripresa nel numero dei contagi. Stiamo facendo bene e stiamo facendo anche meglio se compariamo ai paesi che direttamente sono confinanti con cui possiamo misurare la curva dei contagi, dove invece, come state vedendo, la curva dei contagi è tornata a risalire. Oggi il tasso dei contagi in Italia è tra i più bassi dell'Unione Europea, sottolineiamolo. Quindi nel nuovo DPCM troverete la proroga sino al 7 settembre delle misure precauzionali minime che sono attualmente in vigore. Ci sarà ancora l'obbligo delle mascherine nei luoghi chiusi e accessibili al pubblico, il distanziamento rimane di 1 metro e il divieto di assembramento rimane. E ovviamente la raccomandazione di lavarsi e disinfettarsi le mani costantemente. Sono delle regole minime. Noi non vogliamo nuove restrizioni, anzi, abbiamo previsto la ripartenza per le navi da crociera dal 15 agosto. Abbiamo prevista la ripresa di alcune attività economiche come quelle fieristiche, ovviamente con allestimenti che possono partire subito dalla pubblicazione del DPCM e poi invece le fiere vere e proprie dal 1° settembre. Abbiamo previsto altre riprese, ma ovviamente tutto questo bisogna farlo con responsabilità, bisogna essere assolutamente attenti, accorti, intelligenti, mi permetto di dire. Non dobbiamo ritornare indietro e vanificare tutti gli sforzi sin qui fatti. Quindi io capisco che questo è il periodo caldo, più caldo dell'anno. Capisco i giovani che hanno desiderio di divertirsi, di movide, però attenzione, bisogna muoversi in modo responsabile. Responsabile perché al di là della propria salute dobbiamo preoccuparci anche della salute dei nostri cari e soprattutto delle persone più fragili, più vulnerabili. Approvato dal governo Conte il decreto legge agosto da 25 miliardi di euro dopo un difficile percorso di mediazione all'interno della maggioranza. Fondi per la cassa integrazione, gli altri ammortizzatori sociali, tra cui una nuova tranche del reddito d'emergenza e una nuova tantum da 1.000 euro per stagionale lavoratori dello spettacolo. Sostegno alle attività turistiche, il rinvio delle tasse per gli autonomi e poi risorse per scuole, enti locali e sanità. Infine, un'altra novità riguarda una sanatoria per gli stabilimenti balneari e la diluizione delle tasse sospese durante il lockdown. Previsto anche il contributo a fondo perduto per le attività economiche e commerciali dei centri storici che abbiano visto le entrate di giugno più che dimezzate rispetto allo stesso periodo del 2019. La norma vale 500 milioni e riguarda 29 città: Venezia, Firenze, Roma e Milano, ovviamente, ma anche realtà più piccole ad alto afflusso di turismo straniero come Pisa, Rimini, Agrigento, Padova, ma anche Como e Bergamo. Nel decreto agosto ho previsto anche un fondo da 3 milioni di euro l'anno per la formazione delle casalinghe e la decontribuzione del 30% da ottobre a dicembre per le assunzioni al sud. Trovata l'intesa sul pacchetto lavoro delle nuove 18 settimane di CIG, 9 sono gratuite per tutte le aziende, mentre per le altre 9 viene chiesto un contributo dal 9 al 18% a chi ha avuto perdite di fatturato contenute o nulle. I licenziamenti sono comunque bloccati almeno fino al 15 novembre, salvo in caso di fallimento di accordi sindacali sulle uscite volontarie. Ultima novità riguarda le spiagge, con una norma che rivede i criteri di calcolo dei canoni per i concessionari e riapre termini per risolvere un contenzioso già oggetto di una sanatoria nel 2013, cioè quella di versare il 30% dell'importo dovuto in un'unica soluzione o il 60% con rate fino a 6 anni. Soddisfatto il capo del governo Giuseppe Conte, che al termine della conferenza stampa per l'approvazione del decreto agosto ha rivolto un appello ai giovani sull'aumento dei nuovi casi di contagio in Italia. Capisco che il periodo più caldo dell'anno e i giovani che hanno voglia di divertirsi e di movida, ma attenzione, bisogna muoversi in maniera responsabile e pensare al di là della nostra salute, alle nostre persone più fragili e soprattutto vulnerabili.